per i fabbricati di interesse storico-artistico, nel senso che per andare più veloce non ci dimentichiamo di che cosa succedeva ai Fenici. Oggi i titolari, i proprietari di fabbricati di interesse storico-artistico, quindi sono riconosciuti come tali sulla base della normativa vigente, potranno usufruire di un abbattimento del 50% della base imponibile. Quindi loro si calcoleranno l'imposta applicando le regole ordinarie cioè calcoleranno la base imponibile sulla base delle regole ordinarie e calcoleranno l'imposta sul 50% della stessa. Lo stesso vale per i fabbricati inagibili o inabitabili, che però come tali devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti. Nel senso che cioè nel senso se io ho un fabbricato storico, beh è sempre il 50%. No, direi di no, nel senso che è a parte il 50%, non è che se c'è lo storico è inabitabile vado a zero, lei dice 50 più 50. No. 50 è sulla rendita per i fabbricati piccoli, il 50 è per il suo valore per i fabbricati. No, diciamo che l'agevolazione è il 50% in questo caso. Quindi, il fabbricato è inabitabile, di cui c'è proprietario, è l'unica abitazione. La liquida dove si porta? Allora il calcolo dell'imposta la faccio, no, non può essere perché come dire io non ci dimoro dentro, quindi non sarà mai la mia abitazione principale. Se è inabitabile non ci posso abitare dentro, quindi non ci posso dimorare. E lo consiglio con la liquida maggiore, nel senso che se è inabitabile in coerenza con la normativa vigente vuol dire che quindi non è utilizzabile con un intervento normale di ristrutturazione, ma devo fare un intervento di tipo strutturale, cioè non posso considerare la mia abitazione principale che ovviamente non ci posso dimorare. Scusi, sull'F2, siccome notiamo in presenza di assenza di vendita, non so quale rispondere. No, in questo caso F2 sono esempio. Sì. Però devo andare a fare un riclassamento. Quindi l'F2 deve essere sempre. Sì. Quindi io se ho un fabbricato inagibile devo decidere se rimanere con la rendita, cioè se mantenere l'accatastamento originario e utilizzare l'abbattimento del 50% oppure andare a fare un riclassamento in F2. Ma non circolare. Anche con l'F3. No, F3 e F2 venivano fabbricati con la mente. Bene, allora la base imponibile si applica, si determina sostanzialmente in analogia a quanto veniva stabilito ai Fenici, per cui per quanto riguarda tutti i fabbricati accatastati si va a prendere la rendita attribuita dal catasto, per quanto riguarda le aree fabbricabili si va a prendere il valore venale di comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, oppure laddove vengano stabiliti, come molto spesso accade, i valori minimi del regolamento comunale che definisce quanto vale l'area edificabile, eccetera eccetera. I terreni agricoli, anche qui andiamo su quanto previsto dal catasto. Per quanto riguarda appunto l'utilizzazione edificatoria, rilevo il valore dell'area fabbricabile intanto che l'immobile non è costruito, no? Nel senso che intanto che io non ho fatto la comunicazione di fine lavoro, piuttosto che ho fatto il censimento, l'accatastamento dell'immobile, no? Nel senso in questo caso qua. I fabbricati del gruppo D, che sono i fabbricati, diciamo così, utilizzati dalle imprese come tali, e che loro non hanno un accatastamento specifico, in questo caso si va a prendere il valore contabile risultante a bilancio e lo si rivaluta sulla base di un coefficiente che viene determinato ogni anno da un decreto ministeriale. E qui vediamo di incominciare a parlare della materia che ha solleticato il Presidente. Terreni agricoli fabbricati rurali.
quanto riguarda i fabbricati rurali, va specificato che l'ambientazione del coltivatore diretto piuttosto che l'ambientazione dell'imprenditore agricolo professionale è sempre assimilata all'ambientazione principale. Non è, quando parliamo di agevolazioni in termini di aliquote per i fabbricati rurali, ci stiamo riferendo ai cosiddetti fabbricati rurali strumentali, quindi tettoie, stalle, eccetera, eccetera, abitazione dei dipendenti, mai all'abitazione del coltivatore diretto. Quindi l'abitazione del coltivatore diretto, ancorché abbia avuto riconosciuto il requisito della ruralità, viene comunque sempre considerata abitazione principale e si applicherà l'aliquota dello 0,4 o quella che viene definita dal comune con il conteggio delle relative detrazioni. Visto che l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali è dello 0,2, questo 0,2 potrà essere applicata soltanto ai fabbricati rurali in senso stretto, strumentali in senso stretto, che sono appunto stalle, celle, eccetera, eccetera, magazzini, depositi. E per quanto riguarda le abitazioni destinate all'utilizzo degli eventuali dipendenti. D'accordo? Per i terreni, per quanto riguarda, utilizziamo questi tre minuti prima della pausa, per sollecitare il dibattito successivo. Allora, per quanto riguarda i fabbricati rurali, voi sapete che c'è l'obbligo di accatastamento presso il catasto edilizio urbano, no? Nel senso, questi è accatastamento che deve essere fatto entro il 30 di novembre, laddove non sia già stato effettuato. Entro il 30 giugno bisogna eventualmente presentare la domanda per il riconoscimento del requisito della ruralità del fabbricato, laddove non sia ancora stato riconosciuto, utilizzando i famosi moduli previsti dal decreto, eccetera, eccetera. Quindi il requisito di ruralità, do per scontato che chiaramente è funzionale al fatto che chi lo possiede sia un coltivatore diretto o un soggetto che comunque ricava più del 50% del suo reddito dall'attività agricola, eccetera, eccetera. Dico questo perché anche qui siamo di fronte a una questione che appassiona molto il dibattito nei seminari, nel senso che la normativa precedente prevedeva in modo esplicito l'accatastamento dei fabbricati rurali in assedio di 10. Oggi il decreto legge 201/2011 ha abolito questa parte di normativa, rimandando l'emanazione di un decreto ministeriale futuro le modalità di iscrizione del requisito di ruralità all'interno del catasto, per cui non è più obbligatorio, non è più necessario, scusate il termine, accatastare il garage utilizzato come garage per il trattore in D10. D'accordo? Cioè la norma prima prevedeva che il fabbricato rurale doveva essere finire in assedio di 10, d'accordo? Questo era quanto prevedeva l'impianto precedente, e questo lo dice chiaramente la circolare numero 3, eccetera, eccetera. Oggi viene meno questo vincolo, i criteri di accatastamento, di riconoscimento del requisito di ruralità verranno definiti da un successivo decreto interministeriale. Oggi se devo prendere se devo fare entro il 30 novembre un accatastamento di un fabbricato che è ancora dentro il catasto terreno, lo andrò ad accatastare secondo le caratteristiche proprie di quell'immobile, per cui se è un garage, se è un deposito, è un deposito. Se è un D10, lo accatasterò D10 se risponde ai requisiti tecnici previsti per l'accatastamento in D10. Quindi rispetto a prima, dove tutto finiva o sarebbe dovuto finire in D10, oggi, anche perché ci sono, come dire, agenzie del catastro che si comportano in un modo, altri che se ne comportano in un altro, non c'è assolutamente uniformità nel territorio, oggi avrò un C6 con la R, nel senso che ho la notazione rurale. Quindi io dovrò
andare a, per poter applicare l'aliquota agevolata, dovrò andare a far riconoscere a quel fabbricato lì, a quell'immobile lì, il requisito di ruralità, d'accordo? Quindi il requisito di ruralità risponde ai famosi criteri previsti dall'articolo eccetera eccetera. Dico questo perché precedentemente si diceva che poteva essere applicata l'aliquota agevolata dello 0,2% per i fabbricati rurali comunitari, al di là di quelli comuni montani e linguisti che sono esenti, ma in pianura, parliamo della pianura, dove sono imponibili, quelli classati come G10. Oggi non è un vincolo necessario. Se c'è un C6 con la notazione rurale vicino, io lo tasso allo 0,2. Ovviamente la condizione essenziale è che ci sia la notazione del requisito di ruralità, perché se non ho requisito di ruralità non potrò mai tassarlo allo 0,2, ma lo dovrò considerare un immobile ordinario allo 0,76. Sono 11.32. Quindi la domanda se io sono un pensionato. No, non ci siamo ancora arrivati. No. È successiva. Gli interventi inseriti nel piano regolatore, se sono coltivati, quale considerato un materiale agricolo? Per i terreni, sì, come, per i terreni, per le aree edificabili, il caffè sale, ma qui per le aree edificabili utilizzate da un coltivatore diretto, da un imprenditore agricolo professionale come agricolo, per cui ci coltiva, continueranno a essere considerati terreni agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica, d'accordo? Del collegio di Avellino per parlare per la prima volta del geometra fiscalista. Quindi per raccontare un po' brevemente le motivazioni che ci hanno spinto e ciò che vuole essere, ciò che vuole fare l'Agefis, mi permetterete di fare quindi un piccolo passo indietro. Io sono un po', per così dire, il progenitore di questa figura del geometra fiscalista, ma nella realtà io non ho fatto nient'altro che rendermi conto di un talento, di un'attività che veniva svolta dalla categoria. Abbiamo fatto un po' di ricerca, per così dire, di tipo storico, non una ricerca antropologica, ma partendo dal 1886, voi ricorderete sicuramente, no? 1886 è nato il nuovo catasto unico urbano con la legge 3680, la legge messa dentro, che annuisce perché è fresco di studi, quindi è poi importante perché è la storia che ci insegna chi siamo, che cosa facciamo e quindi ci permette di fare un'analisi del presente per andare verso il futuro. E dicevo, quindi questo è stato il primo vero momento in cui nasce il, per noi, geometra fiscalista. Allora non era ancora geometra, era la versione ante litteram del geometra, era l'agrimensore. Quando nel 1861 nacque l'Italia, la prima esigenza era quella di avere una perequazione fondiaria, di poter imporre in modo equo le imposte che ogni Stato ha necessità di avere per poter sostenere quello che poi è, di fatto dovrebbe essere quantomeno il welfare state, ma lo Stato sociale, quindi tutta una serie di attività a favore della collettività. Quindi noi abbiamo individuato poi di fatto un pochino quello che è stato il momento, la nascita, anche se ci sono dei segnali ancora che vanno ancora più indietro, nel 1750 con i geometri di Sua Maestà Cesarea nell'ordine di Maria Teresa d'Austria, che anche lì fecero nacquere per la prima volta proprio a Milano un primo fenomeno catastale. Ci spingiamo avanti e nel 1929 il famoso Regio Decreto, no, venne istituita la figura del geometra e troviamo nella lettera H, tra le 16 lettere, quindi tra le 16 competenze che sono scritte alla categoria, l'attività di funzioni contabili e amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie. Teniamo conto che a quell'epoca l'80% del PIL era prodotto dall'agricoltura, ben il 90% della manodopera era occupata in agricoltura, quindi di fatto quasi la totalità dell'economia nazionale, quindi della loro stessa contabilità, veniva gestita da chi? Dai geometri. Questa era una delle attività che voi andate a trovare all'interno delle vostre competenze. Poi
c'è stato purtroppo il lungo periodo bellico, perché non la definirei, no? la seconda guerra mondiale, ma dal 29 siamo spinti poi fino nel 46, con momenti drammatici. Abbiamo la guerra lasciato come sempre un grande disastro, e c'è stato il momento della ricostruzione. La vostra categoria è la categoria con le competenze e con i numeri adeguati per poter riprogettare e ricostruire l'Italia, e così è stato. Allora la scolarizzazione nella fase post-bellica sicuramente non era quella attuale, gli architetti forse ce n'erano qualche migliaio, di ingegneri altrettanti, e quindi la categoria ha riprogettato e si è messa a disposizione di questa fase di ricostruzione dell'edilizia. Non è mai venuta meno l'attenzione verso anche le altre tipi di attività, tra cui quella fiscale, però sicuramente c'è stata una forte spinta verso questo tipo di attività. Noi ci siamo ritrovati, raccontavo proprio ieri, nel 1996, perché voi, come credo mi ricorderete, nel 1991 con una legge, la 413, sono stati istituiti i CAF, ed è stato istituito poi di fatto il modello 730. Nel 1993 è stato fatto il primo modello 730 per la gestione dei redditi 92. Quando noi avevamo un primo CAF e gestivamo le pratiche modello 730, ci siamo ritrovati una serie di professionisti che venivano presso il nostro studio a portarci queste dichiarazioni da spedire, perché l'invio telematico non poteva essere fatto se non dai CAF. E proprio in questa sede voi tenete conto che noi arriviamo da Ivrea, che è un centro cittadino nella provincia di Torino, che forse può aiutarvi a ricordare dove si trova, ricordando la famosa fabbrica di macchine da scrivere prima e computer dopo, l'Olivetti. E molti di questi professionisti, direi quasi esclusivamente, questi professionisti erano geometri. Noi sulle prime non ci abbiamo badato molto, abbiamo queste pratiche, le caricavamo, le spedivamo. Poi abbiamo iniziato a guardarci un po' attorno, insomma, non era soltanto una stramba vocazione del canavese, quindi della nostra area, ma era qualche cosa che andava un pochino oltre. Ci siamo confrontati con il Collegio di Torino, ve la faccio breve, insomma, Cuneo, il Piemonte, e ci siamo resi conto che questo fenomeno era un fenomeno esteso sull'intero territorio nazionale. Addirittura abbiamo condotto un'indagine conoscitiva con la collaborazione del Consiglio nazionale, che ha coinvolto tutti i collegi, a cui abbiamo inviato tre quesiti da inviare a loro volta a tutti gli iscritti, e questi tre quesiti erano semplicemente: il primo, ti occupi di assistenza fiscale; il secondo, conosci dei colleghi che lo fanno; il terzo è, a fronte di un'adeguata formazione, intenderesti svolgere questo tipo di attività. La risposta che ci è arrivata da oltre 4.000 geometri sparsi, diciamo in modo spalmati su tutta Italia, ci ha dato un risultato di oltre un 10% che ci dicono di fare attività di assistenza fiscale, oltre il 25%, quindi un geometra su 4 che conosce dei colleghi che fanno questo tipo di attività, e poi apriti cielo, perché oltre il 41% dice, a fronte di un'adeguata formazione, intravede questo tipo di attività una soluzione per ampliare la gamma dei servizi che offre lo studio. Noi quindi abbiamo messo a punto una convenzione col Consiglio nazionale datata 28 dicembre del 2009, che permette, proprio perché esiste quella legge, di poter svolgere l'attività di assistenza fiscale, quindi come geometra fiscalista, attraverso una soluzione che noi abbiamo chiamato soluzione integrata CSC, e quindi di essere sia da un punto di vista normativo corretto nell'espletare questo tipo di attività, sia poter utilizzare degli strumenti che permettano lo svolgimento di questa attività. Diciamo così che a questo punto il numero dei geometri pian piano sono venuti in superficie, che svolgono questo 10% piano piano, anzi stanno venendo in piano piano in superficie, e ci siamo ritrovati oggi con oltre 500 vostri colleghi, tra cui alcuni anche qui nella provincia di Avellino, perché nel frattempo il dottor Marchetti era venuto lo scorso anno anche a fare un corso base, e abbiamo attivato dei centri raccolti qui, raccolta qui nella provincia di Avellino. Dicevo, abbiamo
iniziato ad allargare questo reticolato di studi di geometri che oltre a fare una serie di attività legate, come dire, in modo un pochino più quello che è un pochino più legato all'immaginario collettivo anche, no? Quindi l'edilizia, anche l'attività di assistenza fiscale. Da qui è nata l'esigenza di ritrovarci all'interno di un'associazione di categoria, AGEFIS, che in qualche modo va a riprendere non soltanto quindi coloro che fanno i modelli 730, i modelli 6, ma oggi ancora di più chi fa l'IMU. Perché l'IMU, e quindi l'oggetto di oggi, vedo che vi anima, no? Le domande, il fatto che ci si fermi nell'intervallo per fare domande, questo accade in tutti i seminari, ne abbiamo fatti una trentina in questi ultimi due mesi, accade dappertutto, vuol dire che c'è interesse. Interesse perché siamo ritornati un pochino alla legge Messadeglia, no? Nel senso che, diceva il Presidente, la riforma del catasto, lì è nato il catasto. Una riforma in qualche modo, se si può dire, si potrebbe dire anche una rinascita, va riformato, perché leggevo ancora ieri un dato, pensate che il valore commerciale degli immobili in Italia è 4 volte superiore al valore fiscale. Facevamo l'esempio prima di un immobile situato in un centro storico che sicuramente paga un'IMU più bassa, anche perché l'abbattimento del 50% probabilmente di una villetta in periferia di Milano. Quindi va reintrodotto questo principio della perequazione fondiaria. E chi più di voi in questa fase è titolato a fare l'attività combinata tra catasto e fisco? Perché avete le competenze storiche del catasto, ma come vediamo quest'oggi avete l'interesse verso il comparto fiscale. Non dimentichiamo che tutta una serie di attività che svolge la categoria ha carattere fiscale. Pensate ai 770 per gli amministratori di condominio, una dichiarazione, il 36%, il 55%, le successioni, e tutta attività di assistenza fiscale. Qui noi quindi abbiamo colto questo segnale. E siccome è necessario, così come indicato, adesso noi abbiamo fatto anche un copia e incolla da quella che è un po' uno studio che ha fatto il professor De Masi, che è stato presentato l'anno scorso a Verona, intitolato Euclide 2020, Geometri del futuro, questo studio cita, dice, le trasformazioni urbanistiche, professionali e sociali, le indicazioni europee in materia condurranno ad un progressivo aumento dell'associazione. Perché AGEFIS che cosa vuol fare con la collaborazione del Consiglio nazionale? All'interno di AGEFIS ci sono due componenti, una componente diciamo con una provenienza di tipo economico che io in qualche modo rappresento, c'è cioè una componente della categoria che è rappresentata dal consigliere Ezio Biancedosi e dal vicepresidente di AGEFIS che è Giuseppe Foresto, che peraltro era qui con noi quando ci ospitò al collegio e presentò gli studi di settore, perché Giuseppe Foresto è il responsabile della commissione fisco nonché consigliere nazionale. L'intendimento di AGEFIS è proprio farsi promotrice dell'esigenza della categoria per poter ottenere risposte sia da un punto di vista catastale ma da un punto di vista fiscale. AGEFIS ha voluto fare anche in questa fase qualcosa in più perché fosse un segnale concreto per coloro che intendono, per così dire, utilizzare tra virgolette l'IMU come anche un'opportunità professionale. Io mi permetto di farvi una domanda: quanti di voi compileranno l'IMU ai propri clienti? Tutti, guarda. Forse sì, sono venuti a chiedermi informazioni. C'è qualche commercialista che vi ha chiesto aiutami a capire come leggere le pertinenze? Tutti. Come mai vengono da voi e non vanno dal dottore commercialista? Come mai non vanno dal CAF? E allora è un momento questo qui opportuno per poter dare una risposta, ma per poter anche utilizzare questo tipo di esigenza come un'opportunità professionale. Noi come AGEFIS abbiamo messo a disposizione uno strumento, perché per tutti gli associati AGEFIS c'è la possibilità di utilizzare il software Zucchetti
che è completamente gratuito, che è un software web nativo, che tra l'altro, visto che è una delle domande che ho posto al dottor Marchetti prima e ho ottenuto la risposta scrivendo, quei due famosi elenchi, quello sul sito dell'Istat, quello delle, dei comuni montani, automaticamente il programma li vede. Perché? Perché attraverso il CAP è collegato al, ad un elenco che è stato inserito e, quando, e quindi nemmeno ci costa la fatica di andare a leggere. Produce l'F24, fa le detrazioni in automatico se segnalata come abitazione principale, i figli e tutto ciò, e quindi anche il calcolo dei possibili dodicesimi se il figlio nasce oppure esce dalla fascia dallo 0 ai 26 anni, no? Quindi se nasce, nasce, se nasce in corsa, ci dà questo tipo di opportunità, oltre a produrre, dicevo, l'F24 e la dichiarazione, perché come vedrete, che non l'abbiate ancora visto, poi entro il 30 settembre, per coloro i quali dovessero fare delle modifiche, sarà necessario produrre la dichiarazione. Il lavoro grosso, e io credo, e qui vedo di concludere per lasciare lo spazio veramente alla parte tecnica, io credo veramente che voi siate l'unica vera categoria in grado di dare una risposta corretta alla collettività, ai cittadini, perché la difficoltà è quella di fare lo screening corretto del soggetto, non è fare il calcolino dell'IMU, il calcolino lo fa il software. Voi dovete inserirlo, quindi con una sorta di screening preventivo all'interno di una casellina, poi automaticamente tutto verrà fatto, ma solo voi potete farlo, il commercialista non è in grado di farlo. La signora Luisa del CAF Acli, che conosco e quindi non me ne vuole, me l'ha permesso, non è in grado di farlo, perché non è in grado di leggere le planimetrie, non è in grado di comprendere la destinazione d'uso, se il parco eolico, se un D1, se un opificio, solo voi. E io per questo vi dico che siete geometri e anche fiscalisti. E l'altro grande servizio che credo la categoria possa fare è nei confronti delle istituzioni, nei confronti del governo, perché in questo modo sarà in grado di applicare correttamente e anche con indicazioni tecniche l'IMU, perché se non viene applicata correttamente produrrà un gettito diverso. Tenete conto che c'è un'aspettativa sulle abitazioni principali che è di poco superiore all'ex-ICI fino al 2008. 3 miliardi si incassavano per l'ICI, 3,4 miliardi ci si aspetta dalle abitazioni principali di quest'anno. Ma qual è la grande differenza, vi ha fatto vedere il dottor Marchetti? Quello che molte di quelle che erano abitazioni principali, quindi davano gettito all'interno dei 3 miliardi, diventeranno abitazioni secondarie, abbiamo visto un usufrutto, il figlio, il padre. E quindi per applicare correttamente anche sulle pertinenze l'IMU è necessario avere una conoscenza tecnico-immobiliare e io direi catastale e direi, permettetemi questo slang, geometresca. Quindi Agefis vuole farsi promotrice in questo senso di queste vostre esigenze attraverso la collaborazione con il Consiglio e sicuramente il geometra Razza, che è il geometra del catasto, farsi quindi portatore sano di questo tipo di richieste per portare alla categoria delle opportunità professionali. In ultimo, Agefis intende anche supportare il geometra in quella che è, diciamo così, l'alveo della fiscalità della gestione dello studio. Se no, qui non abbiamo la possibilità, se voi andate sul sito www.agefis.it troverete anche, il primo numero è gratuito, gli altri saranno inseriti all'interno dell'area riservata, il gazzettino di Agefis. Il primo numero è sulla rivalutazione dei terreni entro il 1° di luglio, corretto Gianni? Quindi chiaramente per una declinazione di tipo fiscale. Questo è quello che vuole fare Agefis. Agefis ha bisogno del vostro sostegno per creare un virtuosismo, e quindi il virtuosismo è Agefis dare qualcosa alla categoria, e per poter dare qualcosa alla categoria bisogna di avere un supporto alla categoria. Il supporto, voi sapete che per dare supporto alla categoria e quindi ad Agefis è necessario in qualche modo
associarsi. Io vi hanno lasciato il modulo, questo modulo qui, se reputate di avere anche qui da un punto di vista dell'esigenza del prodotto il calcolatore dell'IMU, noi siamo a disposizione. Io vi ringrazio, credo di aver concluso e lascio la parola al dottor Marchetti per la seconda parte del seminario. Grazie. Bene, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti, nel senso che poi se ci sono delle domande, comunque il concetto che avevo ribadito era che per quanto riguarda l'accatastamento dei fabbricati rurali strumentali da effettuarsi entro il 30 novembre, non c'è più il vincolo assoluto del relativo accatastamento in A6 e D10, perché sono state abolite quelle specifiche previsioni, quindi in attesa di uno specifico decreto ministeriale si mantiene la categoria tipica dell'immobile con la notazione della ruralità sulla base della richiesta da presentarsi eventualmente entro il 30 di giugno. Per quanto riguarda sempre nel campo agricolo, anche qui c'è uno di quei problemi che sono ancora aperti e che credo che difficilmente avranno soluzione in tempo utile, nel senso che abbiamo detto che non c'è più la famosa distinzione tra terreni agricoli e incolti, per cui è un terreno tout court, ma il terreno tout court che è posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale ha una agevolazione, un moltiplicatore ridotto, quindi praticamente paga meno IMU rispetto a un terreno agricolo o incolto non posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale. Questo concetto del posseduto è casus belli, nel senso che è il problema, nel senso che la norma così come è scritta oggi riprende il concetto di possesso e quindi di proprietà o di altro diritto reale e quindi va a valutare rispetto a quel requisito il moltiplicatore ridotto, per cui laddove il terreno sia posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale non ci sono problemi. Laddove il terreno sia stato in locazione, in affitto a un coltivatore diretto, ma la proprietà è un soggetto che non ha niente a che vedere con l'agricoltura, anche qua non ci sono problemi. Non è un terreno posseduto e condotto da un coltivatore diretto e un imprenditore agricolo professionale, e quindi sconterà il moltiplicatore ordinario che è di 135 anziché 110. Se, come spesso capita, il terreno è di proprietà del genitore, che fino a ieri era coltivatore diretto, ma oggi non lo è più perché è andato in pensione, e viene utilizzato dal figlio, che magari è anche coltivatore diretto e quindi è iscritto alla previdenza agricola, la norma oggi non lascia spazio, nel senso che il terreno non è posseduto e condotto da un imprenditore agricolo professionale piuttosto che da un coltivatore diretto, perché il proprietario, quindi colui il quale detiene il diritto di possesso, è un pensionato, era un agricoltore, era un coltivatore diretto, oggi non lo è più, e quindi l'applicazione letterale della norma porta a dire che il genitore, ancorché pensionato agricolo, che non è più coltivatore diretto in prima persona, sconterà l'aliquota del 135, il moltiplicatore di 135 anziché 110. Non so qui, in Campania, ad esempio in Piemonte, sappiamo che ci sono delle interpretazioni della Coldiretti, secondo noi sbagliate, che sostanzialmente danno indicazione di comunque considerare anche nel caso che vi ho citato, quindi il fatto che sia
il volo che conduce il terreno di proprietà, di vecchia proprietà di un genitore ex coltivatore diretto, di applicare lo stesso il moltiplicatore agevolato. Vale pure per i fabbricati strumentali questo? Questo vale anche per i fabbricati strumentali, sì, per tutto il concetto del diciamo, titolare che stava molto. Allora, il concetto è che il terreno agricolo e il fabbricato rurale strumentale devono essere posseduti e condotti, quindi utilizzati direttamente da questo soggetto qua, dal coltivatore diretto. Il nucleo familiare non c'entra in questo. Com'è? Il nucleo familiare non c'entra. No. Ci sono la società, rientrano le società agricole, eccetera, le società di persone, laddove al loro interno c'è almeno un soggetto, persona fisica, che ha i requisiti per. Il problema è proprio il nucleo familiare, si sono dimenticati del nucleo familiare, nel senso del fatto che può capitare che il genitore che prima conduceva il terreno direttamente, eccetera, eccetera, è andato in pensione, non ha fatto nessun atto per cui il terreno rimane intestato alla sua proprietà e ha continuato l'attività al figlio che è iscritto alla previdenza agricola, è un coltivatore diretto perché risponde ai requisiti previsti, eccetera, eccetera, ma non è titolare del diritto di possesso. E quindi in quel caso lì la norma prevede che il genitore debba applicare il moltiplicatore 135 anziché il moltiplicatore 110. Il problema non è tanto il moltiplicatore, perché voi dite 135 e 110 non è che mi porta tanta differenza o non mi porterebbe una grandissima differenza. Il problema è legato al fatto che, come vedremo nella slide successiva, ci sono una serie di esenzioni, così come c'erano nella normativa ICI, per cui tutta una serie di terreni agricoli, quindi stiamo parlando di tutti i terreni agricoli che non sono già esenti di loro natura, quindi io questo lo do per scontato. Noi partiamo dal presupposto che il terreno agricolo in uno di quei famosi comuni contenuti nella circolare del 93 è già esente di suo, quindi tutto quello che sto dicendo adesso non serve. Quindi parliamo a casa nostra, Ivrea, in pianura, dove ci sono terreni che non rientrano in quell'elenco lì. E quindi in quel caso occorre andare a considerare se il terreno è posseduto, quindi col concetto di possesso inteso come descritto prima, da un soggetto che in prima persona o all'interno di una società anche semplice, ma comunque in cui c'è una persona fisica che risponde a questo requisito, conduce di fatto esercita attività agricola. Quindi in quel caso scatta un moltiplicatore di dodo 110 anziché 135, ma soprattutto, come vedremo, scattano le esenzioni rispetto a un valore complessivo dei terreni. Lo stesso discorso vale anche per il fabbricato rurale strumentale, nel senso che chiaramente per il concetto di ruralità il concetto di deve essere posseduto. Come dicevamo prima, una risposta specifica di una domanda, le aree fabbricabili coltivate dai imprenditori agricoli o dai coltivatori diretti si considerano comunque terreni agricoli, quindi a prescindere dall'utilizzo, dalla destinazione determinata, quindi stabilita dallo strumento urbanistico, quindi se viene di fatto utilizzato come dal punto di vista per l'esercizio delle attività agricole silvopastorali, continua a valere la base imponibile, si calcolerà sulla base del valore del valore agricolo, non col valore dell'area edificabile. Questo è quello che è successo qua? No, non è comparso niente, né compare qua ancora, scusate. Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile si determina come con la slide dei tre, quindi la rendita catastale è rivalutata del 5%, così come avveniva ai fini ICI, moltiplicata per un moltiplicatore specifico. Il moltiplicatore specifico varia in funzione della categoria catastale dell'immobile, come vedremo c'è una tabella riepilogativa che mi va a definire tutti i moltiplicatori.
il terreno, agricolo, sono tornato indietro, si prende il reddito dominicale rivalutandolo del 25% e si moltiplica poi per il moltiplicatore che è 135-110 rispetto al, a quanto individuato se appunto coltivatore diretto o meno. Chiaramente nel caso del terreno agricolo, visto che abbiamo affermato il principio che l'IMU sostituisce l'IRPEF per le relative addizionali comunali, io continuerò a pagare l'IRPEF sulla quota parte del valore del reddito agrario. Non pagherò l'IMU, non pagherò l'IRPEF sulla quota parte derivante dal reddito dominicale. Per cui l'IMU nel caso di un terreno agricolo, io andrò di un terreno, usiamo il termine corretto, andrà a neutralizzare l'effetto fiscale del reddito dominicale. Non andrà a neutralizzare l'effetto fiscale del reddito agrario, perché sul reddito agrario comunque io andrò a scontare la tassazione. D'accordo? Qui abbiamo fatto una serie di esempi su come si va a determinare l'IMU, quindi abbiamo una base imponibile, la rivalutiamo del 5%, la moltiplichiamo per il moltiplicatore standard, diciamo così, delle abitazioni, che è 160, quindi vedete era 100, è diventato 160, individuiamo una base imponibile e poi andiamo a calcolare l'imposta. Questa slide è relativa a un immobile, un'abitazione che non è considerabile abitazione principale, quindi bloccata o sfitta. Come vedete ci sono tre possibili imposte, un'imposta dovuta, lo 0,76 è l'aliquota standard prevista dallo Stato, e poi abbiamo una fascia minima e una fascia massima, in quanto la norma prevede che il Comune all'interno del proprio potere regolamentare può decidere di aumentare o diminuire con un massimo dello 0,3% questa aliquota. Quindi il Comune potrà decidere se l'aliquota ordinaria per gli immobili di proprietà dei suoi cittadini può essere collocata all'interno di un range che va dallo 0,46 all'1,06%. D'accordo? Quindi a seconda di quello che deciderà il Comune, l'aliquota effettiva che i cittadini del Comune di Avellino dovranno pagare si collocherà all'interno di questa banda di oscillazione. Non possono assolutamente scendere sotto lo 0,46 e non possono assolutamente salire oltre lo 0,106. Questi sono dei tetti invalicabili. Quindi in questo caso l'imposta dovuta varia da un valore minimo a un valore massimo, che chiaramente assume delle, come dire, delle incidenze assolutamente diverse a seconda di quello che poi è la delibera effettiva. Nel caso di una 10, il moltiplicatore è 80 e quindi con lo stesso criterio di prima si va a determinare, quindi come diceva prima il dottor Gnome, il problema non è tanto calcolare ma è individuare il moltiplicatore e l'aliquota corretta da definire, da applicare al mobile, quindi a seconda della tipologia del soggetto proprietario o dell'utilizzo che viene fatto del relativo immobile. Il problema principale è quello che una volta individuata esattamente la caratteristica si applica una formula matematica. Non è studio professionale, scusa, non è sempre 0,76. 0,76 è la cosa standard. Ma non fatto che è possibile variare la seconda. No. Cioè, sullo studio professionale è sempre 0,76. No, può essere ridotta, sì, nel senso che può essere determinata, può scendere, no, non può variare, perché è un'aliquota ordinaria. È 0,76. Vuol dire che in questa fase non c'è, in questo momento nel mercato 0,4
e lo 076 in questa fase del 18 giugno. E poi dopo il comune delibererà. Poi il comune delibererà e quindi andremo tutti a fare i conguagli. In questo momento preventivamente, proprio perché. No, ma dicevo proprio con me. Base, cioè, diciamo, no, lo 076 è stato sempre considerato secondo, cioè, lo studio è stato sempre considerato. Anche su PC era la liquidità massima che si trovava. Ma difatti il comune può, questa è l'aliquota, ma non è l'aliquota della prima casa, questa è l'aliquota di tutti gli immobili. È possibile su questo allora che tu per la liquidità. Il comune può decidere di deliberare che sugli immobili a 10 delibera lo 1,06 piuttosto che lo 0,46, è una scelta del comune, è un immobile ordinario. Sarà il comune a decidere quanto effettivamente deliberare. In questa fase laddove anche i comuni avessero già deliberato, cosa che qualche comune ha effettuato, non c'è nessuna applicazione dell'aliquota deliberata, ma l'applicazione dello 0,4 e dello 0,76, così come previsto. Poi successivamente con la delibera entro 30, quindi la metà di settembre, quando è 18-17 settembre, per quanto riguarda l'abitazione principale laddove abbiano fatto, però magari cannibalizzo già e sto finito. Bravo, no, perché se poi devo finire devi dirmelo. Per quanto riguarda i terreni, dicevamo prima che il reddito domenicale è valutato al 25% con il moltiplicatore specifico che è 135 secondo, o 110 a seconda delle caratteristiche del soggetto, del possessore, e così come era previsto all'interno dell'ICI ci sono delle fasce di esenzioni che sono notevolmente più basse di prima erano 25.800 fino a 25.800 euro, praticamente non si parla niente all'interno del terreno agricolo. Oggi le fasce di esenzione sono queste, quindi non si paga nulla fino a 6.000 euro, c'è un abbattimento al 70%, quindi del 70% fino a, quindi nella fascia tra 6.000 euro e 15.500, un ulteriore abbattimento del 50% da 15.500 a 25.500 e così via. Oltre i 32.000 euro non c'è nessuna agevolazione. Queste vanno lette a scaglione, quindi se io ho un valore complessivo dei miei terreni e le indicazioni dicono di fare un conteggio per comune, quindi dovrei andare a verificare nel comune X quanti sono i miei terreni agricoli, se io ho un valore complessivo dei terreni superiore a 32.000 euro dovrò andare, come esemplificato in questa slide, dovrò andare a calcolarmi i vari scaglioni, no? Quindi avrò un'esenzione a scalare. Questa fascia, queste esenzioni nella normativa originaria non c'erano, sono state appunto introdotte in sede di modifiche parlamentari, proprio perché diciamo così che rispetto a prima il mondo agricolo era colpito pesantemente dalla modifica, dal passaggio da ICI a IMU. Quindi, facendo un esempio di un terreno non posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale, il conteggio sarà applicato, la base di calcolo sarà fatta in questo modo, aumentando la rendita catastale del 25%, applicando il coefficiente moltiplicatore 135 e applicando sempre le famose aliquote con lo stesso meccanismo di prima. Questa è la tabella, come dire, riepilogativa dei vari moltiplicatori, per cui abbiamo tutte le categorie A con l'esclusione della 10 che ha un moltiplicatore 160, le tre pertinenze, cioè gli immobili che possono essere considerate pertinenze, anche loro vanno col 160, la categoria B e la C2, C4 e C5 con moltiplicatore 140. Nella prima colonna vedete quello che era la vecchia previsione ICI.
la categoria D, moltiplicatore 60, diventerà 65 dal 1 gennaio 2013, la categoria D5 80, la categoria E, esclusa esenti da IMU, i terreni dei coltivatori diretti, il terreno coltivato direttamente da un coltivatore diretto, posseduto direttamente dal coltivatore diretto 110, diversamente moltiplicatore 135. Dicevo prima che l'aliquota ordinaria, quindi applicabile diciamo nella generalità dei casi dello 0,76, i comuni possono deliberare una variazione in aumento o diminuzione dello 0,3%, quindi oscillerà dallo 0,46 all'1,06. L'aliquota dell'abitazione principale, quella standard dello 0,4, i comuni possono ridurla, aumentarla di uno 0,2, quindi può andare da uno 0,2 a uno 0,6%. Il fabbricato rurale ha un'aliquota fissata a livello standard nazionale dello 0,2, può essere soltanto diminuita, il comune non potrà aumentarla. Quindi sul fabbricato rurale, strumentale, ricordatelo, perché il fabbricato rurale utilizzato come abitazione principale del coltivatore diretto rientra nella casistica dell'abitazione principale, avremo l'applicazione dello 0,2 eventualmente ridotta allo 0,1 con delibera comunale. Questa è la risposta alla questione che veniva posta precedentemente, nel senso che il comune può in ambito regolamentare deliberare una riduzione particolare degli immobili strumentali all'attività imprenditoriale o professionale. Quindi sull'immobile strumentale, un ufficio, un capannone, eccetera eccetera, quindi un immobile strumentale, e quindi non è un'abitazione o un ufficio, quindi in questo senso qua, oppure gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES piuttosto che gli immobili locati, anziché il famoso 0,46 di prima, possono scendere fino a un minimo dello 0,4. Non è una grande differenza, ma con riferimento ai fabbricati rurali, come dicevo prima, le costruzioni ad uso abitativo inteso del soggetto, del coltivatore diretto, sconta l'aliquota dell'abitazione principale, il fabbricato rurale strumentale ad uso abitativo o uso produttivo sconta lo 0,2%. Per quanto riguarda il riconoscimento di requisito di ruralità, non cambia nulla rispetto alla normativa, nel senso che c'è la normativa specifica che prevede quali le caratteristiche dei fabbricati, quindi quali sono comunque esclusi, nel senso che sono riportati in questa slide, e soprattutto la tipologia del soggetto che lo utilizza, ne fa richiesta del riconoscimento della ruralità, che appunto deve pervenire, il cui reddito deve pervenire almeno nella misura del 50% dall'esercizio dell'attività agricola. Ma queste sono norme che, come dire, sono previste da una normativa parallela, non sono state affatto modificate dalla normativa IMU, in questo caso sono soltanto richiamate. Quindi abbiamo visto che i comuni praticamente, oltre ad avere non più la possibilità di giocare sulle pertinenze, anche sulle aliquote in qualche modo si trovano contingentati, nel senso che non possono più fare, i loro margini di manovra sono molto più ridotti rispetto alla previsione vigente con la normativa ICI. Il discorso è molto banale, nel senso che la genesi di tutto questo sta nella necessità di produrre gettito tributario. Quindi tanto più realizzo questo obiettivo, tanto meno lascio ad altri la possibilità di manovrare. Ricordiamoci tutto che alla fine era stato determinato un gettito previsto, e quindi qui stiamo parlando a dicembre del 2011, quando è stata introdotta la normativa IMU ante tutto
tutte le modifiche che abbiamo visto essere fatte in corso d'opera con abbattimento, esenzioni, agevolazioni, il governo ha detto una cosa molto semplice: va tutto bene, sappiate che io poi verifico sulla base del gettito della prima rata, perché come veniva ricordato in precedenza, la prima rata verrà calcolata applicando l'aliquota standard. Se il gettito preventivabile rientra nei miei parametri va tutto bene, se non rientra nei miei parametri io mi sono lasciato la finestrella che entro il 10 di dicembre del 2012 vado a variare, per cui se troppe esenzioni, troppe agevolazioni, troppe cose fanno sì che il gettito tributario previsto sia inferiore a una certa soglia che io mi sono determinato, lo 0,76 diventa 0,77, lo 0,4 diventa 0,5 e quindi mi riservo comunque la possibilità di cambiare le carte in tavola per garantirmi il gettito tributario che mi ero prefissato. Questo è un po' il concetto di fondo, se vogliamo, brutale, ma è così, perché è inutile girarci attorno, ma questa è la verità. Quindi le aliquote sono queste, nel senso che abitazioni principali relative pertinenze dallo 0,2 allo 0,6, casa coniugale assegnata dal giudice o in sede di separazione legale, comunque fissata aliquota ordinaria 0,4 o modificabile da 0,2 a 0,6, fabbricati locati e fabbricati strumentali da imprenditori piuttosto che professionisti, quindi non i rurali, riducibile fino allo 0,4, i rurali strumentali laddove non siano esenti per le cose all'origine diventa 0,2, può essere ridotta a 0,1, altri fabbricati 0,76 la standard, modulabile da 0,46 a 1,06, così lo stesso vale per terreni ai fabbricati. Le case degli anziani e dei disabili, così come le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero, purché non locate e con preventiva delibera comunale, possono essere assimilate all'abitazione principale e quindi scontare l'aliquota dello 0,4. I fabbricati beni merci, quindi il fabbricato di un'impresa edile che non ha ancora venduto tutti i propri immobili, nel senso che deve ancora vendere gli alloggi, li ha conclusi ma non li ha venduti, può scontare per un periodo di non superiore ai 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori l'aliquota agevolata dello 0,38 anziché lo 0,76. Le cooperative edilizie, anche qua possono esserci delle delibere facoltative per non devolvere poi la quota riservata allo Stato. I comuni hanno l'obbligo di rendere pubbliche annualmente le delibere entro il 30 di aprile, per cui ogni anno il comune dovrebbe deliberare la pubblicazione dell'aliquota entro il 30 di aprile. Diciamo che nell'anno 2012 ciò può avvenire entro il 30 di settembre. Quindi noi adesso andremo sostanzialmente a versare la prima rata applicando le aliquote ordinarie e poi nella rata di conguaglio andremo a versare l'eventuale differenza rispetto all'aliquota effettiva che viene deliberata dal comune. Prima di vedere un po' il discorso delle modalità di pagamento e quant'altro, noi abbiamo fatto una serie di simulazioni che vanno a verificare l'incidenza effettiva del IMU, nel senso che ad esempio chiaramente su un'abitazione principale in termini ICI non si pagava nulla, in termini IMU si va a pagare in questo caso 203,20 euro, quindi il differenziale è rappresentato dal 100% della maggiore imposta. Nel caso in cui invece io sia proprietario di un altro fabbricato, come vedete bisogna incominciare a fare il raffronto con quello che io vado a risparmiare in termini di IRPEF addizionali, no? Chiaramente l'anno successivo per le cose che dicevamo prima.
considerando uno scaglione normale, diciamo lo scaglione di reddito dell'aliquota IRPEF del 27% più un 2% di addizionali, quindi un 29% medio, in questo caso l'incidenza IMU rispetto a ICI, che in prima battuta potrebbe, è quasi del doppio, si passa da un 882 euro a 1532 euro, con il risparmio fiscale, non dico che sia nulla, ma si riduce fortemente. Tenete conto che questa cosa qua vale per tutti gli immobili che non sono locati. La penalizzazione degli immobili locali e locati è evidente, perché non c'è risparmio fiscale di 487 euro. Questa slide successiva mi fa vedere la ripartizione dell'imposta, nel senso che la ripartizione dell'imposta viene fatta con questi criteri. L'abitazione principale, i tributi derivanti dall'abitazione principale dei fabbricati rurali e strumentali va tutto al comune. I tributi derivanti diciamo così, dagli immobili ordinari, quindi diversi dai precedenti, viene divisa al 50% tra lo Stato e il comune. Per cui lo Stato incasserà sempre la quota dello 0,38 rispetto a un immobile tassato dall'aliquota ordinaria. Questa quota dello 0,38 rimane ferma in qualsiasi caso, sia nel caso in cui il comune aumenta l'asticella dello 0,76, sia nel caso in cui il comune faccia scendere questo livello. Per cui se un comune delibera che il fabbricato, la seconda casa, la abbatte alla soglia minima, lo 0,46, significa che sa che lo 0,38 lo darà lo Stato e lui si tiene lo 0,06. Questo vale per una casa per i disabili? No, questo vale per gli aliquoti e le aliquote ordinarie. Per le case con i disabili lo Stato riconosce al comune di abbattere dallo 0,76 allo 0,4 e rinuncia alla propria quota. Entro il 16 giugno 18, quando arriva settembre, come fa a ottenere indietro? No, non è comune la scelta come prima casa. Col conguaglio fa il conguaglio. È normale fare il conguaglio, cioè sono due codici. No, conguaglio lo faccio a dicembre. Sono due codici diversi, però. No, sono due codici diversi. Nel senso che io oggi, in assenza di delibera comunale, io devo applicare lo 0,76 e utilizzerò i codici tributo previsti per la seconda casa. Domani, quando ci sarà la delibera a dicembre, farò il conguaglio, andrò a versare quel codice tributo dell'abitazione principale e quindi mi vado a scontare quello che ho versato prima. Adesso è un rapporto col comune. L'IMU è sempre e solo un rapporto col comune. L'IMU è sempre e solo un rapporto col comune. Nel senso che diciamo che gli accertamenti in ambito IMU li fa il comune, non li fa lo Stato. Deve essere una cura. Esatto, lo Stato si incassa i soldini. Lo vediamo dopo con il codice tributo. Nel senso che passando allo scaglione successivo, quindi il 33 più 2 al 35%, la differenza si praticamente quasi si annulla. Pagavamo prima 1470, andremo a pagare 1532. Se andiamo con l'aliquota del 41, con lo scaglione 41, vedete che vi conviene applicare l'IMU rispetto all'IRPEF. Praticamente l'IMU è una tassa patrimoniale, tanto più alto il mio reddito e tanto più risparmio. Questo è il concetto, nel senso che per cui paradossalmente tanto più alto il mio reddito, tanto l'introduzione di questo nuovo tributo mi fa risparmiare rispetto a prima quando pagavo l'economico, proprio perché le date, le caratteristiche della tipologia di tributo. Come dicevamo prima, l'IMU sostituisce l'IRPEF tradizionali comunali e regionali per quanto riguarda gli immobili non locati e l'abitazione principale, essendo esente da IRPEF, non c'è bisogno di sostituirla chiaramente. Quindi il calcolo di convenienza va fatto sulla base delle tabelle, degli esempi che abbiamo fatto prima.
restano soggette ad imposizione IRPEF la quota parte di reddito agrario dei terreni, perché sostituisce solo la parte di dominicale, e tutti quegli immobili che per una ragione o per l'altra sono esenti da IMU. Quindi occorre valutare che l'esenzione da IMU mi può far rientrare questo immobile in ambito IRPEF. I comuni possono, come dire, deliberare sulle aliquote, quindi giocare all'interno delle aliquote, emanare il regolamento, e hanno ovviamente, essendo una imposta di carattere locale, ancorché una quota parte vada allo Stato, tutto il potere di accertamento, di verifica e accertamento è riservato di competenza esclusiva del comune. Quindi il soggetto, l'ente che mi verrà a verificare e accertare rispetto alla corretta applicazione della norma è il comune, che non sarà mai lo Stato. Allora, per quanto riguarda il versamento e i codici tributi, sugli immobili diversi dall'abitazione principale, quindi immobili soggetti ad aliquota ordinaria e immobili e i fabbricati rurali strumentali, il versamento si fa in due rate di pari importo, scadente la prima entro il 18 di giugno perché il 16 è sabato, la seconda entro il 17 di dicembre. Qui c'è ancora scritto un'unica soluzione annuale entro il 18 giugno, ma di fatto questa opzione, ancorché non sia scritta da nessuna parte, sembra non praticabile, perché l'unica soluzione annuale presupporrebbe l'applicazione della delibera comunale, che non c'è, e quindi rimaniamo fermi alle due prime righe. Quindi su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale io devo versare l'ICI e l'IMU in due rate, una a giugno, l'altra a dicembre, di pari importo. Quindi al 18 di giugno dovrò andare a calcolarmi la mia imposta applicando lo 0,76 e facendo il 50% dell'imposta che viene fuori. A dicembre andrò a convogliare rispetto a quella che sarà la delibera effettiva, all'imposta che emerge rispetto alla delibera del comune di residenza. Per quanto riguarda invece l'abitazione principale, come sempre si fa finta di semplificare e molto spesso si rischia di complicare, il contribuente ha la facoltà di decidere se versare in due rate, esattamente come prima, 50% per ciascuna, il 50% della prima rata calcolata applicando l'aliquota standard dello 0,4 e andando poi a convogliare a dicembre, oppure andare a ripartire l'imposta sull'abitazione principale in tre rate, 16 giugno, 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre, ciascuna pari a un terzo dell'imposta, le prime due calcolate sulla base dell'aliquota standard 0,4. La rata di conguaglio rimane sempre solo quella di dicembre, d'accordo? Particolarità: se io sono proprietario di due unità immobiliari, una è abitazione principale e una è seconda casa, e decido di applicare le tre rate sull'abitazione principale, l'altra va sempre a due, non posso decidere, visto che verso tre mi ripartisco anche l'altra in tre, quindi io andrò a fare un conteggio specifico delle tre rate soltanto sull'abitazione principale, mentre per quanto riguarda le altre abitazioni saranno sempre su due, d'accordo? Quindi è una valutazione che il singolo contribuente dovrà fare in funzione della convenienza, sapendo che se scelgo le tre rate è vero che a giugno verso meno, verso il 33,33% rispetto al 50%, ma è altrettanto vero che il 17 dicembre gli ho già dato il 66% rispetto al 50%, quindi devo decidere cosa fare, se mi conviene o non mi conviene, quindi è una valutazione che dovrò fare. Occorre riportare il numero di rate
Per cui se scelgo l'opzione standard, che sono due rate, sia per, anche per l'abitazione principale, dovrò sempre scrivere 01 di 01. Se scelgo invece le tre rate, dovrò fare 01 di 02, 02 di 02. 02 di 02 è quella di settembre, soltanto per la parte relativa all'abitazione principale. Altra novità che è stata introdotta in sede di modifica parlamentare è quella che a dicembre potrò utilizzare il bollettino postale, nel senso che in primis, nella sua versione originale, era stato assolutamente inibita la possibilità di utilizzare i bollettini, ma c'era l'obbligatorietà di utilizzare l'F24. Dopo tiri e molla è stata introdotta la possibilità di utilizzare il bollettino postale, ma soltanto per la rata successiva al primo dicembre, quindi quella di conguaglio. Questa ha una sua ragione di fondo molto banale, che con l'F24 quella verifica di cui prima è automatica, con i bollettini postali è molto più difficile andare poi a risalire. Con l'F24 io so, lo Stato sa immediatamente, con i sistemi informativi attuali, sa esattamente qual è il gettito tributario derivante da... Quindi la facoltà di utilizzare il bollettino postale mi viene data soltanto per la rata di dicembre, quando lo Stato sa già quanto è il gettito tributario e quando ha già tutti gli strumenti per decidere se eventualmente modificare le aliquote. Perché dopo il 10 di dicembre... Ora, l'F24 è stato modificato proprio per introdurre il versamento dell'IMU e soprattutto sono stati introdotti i codici, eccoli qua, i codici. Sono tanti i codici, perché... Anche qua semplificare è umano, ma complicare è più facile. Proprio per evitare equivoci è stato previsto che il contribuente debba effettuare il versamento utilizzando, nel caso delle abitazioni delle unità immobiliari che prevedono una quota a parte allo Stato e una quota a parte al Comune, un codice specifico per il 50% dello Stato e per il 50% del Comune. Per cui a parte l'abitazione principale, dove va tutta lo Stato, a parte il fabbricato su tutti gli altri, a parte il fabbricato rurale strumentale su tutti gli altri, occorre andare a dividere la quota parte del Comune e la quota parte dello Stato. Come vedete, i codici sono 39-12 per l'abitazione principale e relative pertinenze, 39-13 per i fabbricati rurali ed uso strumentale, quindi quota che va solo al Comune, e poi a partire dai terreni, passando per le aree fabbricabili, per finire agli altri fabbricati, c'è il doppio codice, 39-14, 39-15 per i terreni, 39-16, 39-17 per le aree fabbricabili, 39-18 e 39-19 per gli altri fabbricati. Quindi io a giugno dovrò andare a, e quindi i programmi messi a disposizione aiuteranno notevolmente, andrò a scorporare il mio 0,76 che pago sulla casa di villeggiatura, utilizzerò il 39,19 per la quota dello Stato e 39,18 per la quota del Comune. A dicembre utilizzerò nuovamente il 39,19 con lo stesso importo, perché tanto quello non cambia, perché l'importo dello Stato è sempre lo 0,38 diviso in 2, e invece sul 39,18 sarà più o meno alto a seconda se il Comune che cosa ha. Chi ha pensato di usare dei fogli di Excel ci ripensi. Quindi lo stesso ragionamento vale per aree fabbricabili e terreni, quindi ecco perché semplificare bene ma complicare meglio. Ovviamente, come dicevo prima, a dicembre potremmo utilizzare il bollettino e quindi tutti questi codici possono essere
possano essere sostituiti dal classico bollettino postale. Per il versamento delle cooperative edilizie proprietà indivisa si applicherà il 39-18 altri fabbricati, perché viene applicata l'aliquota ordinaria. Dico subito, così poi finisco la parte IMU, lascio spazio a domande, nel senso che non è stato ancora approvato il modello di dichiarazione. Quindi, no, non c'è nessuno, perché deve essere fatto, diciamo che le variazioni devono essere comunicate sempre nel famoso termine di 30 giorni, eccetera, eccetera. Per espressa previsione normativa, tutto quello che è avvenuto dal 1 gennaio 2012 può essere comunicato entro il 30 settembre, ammesso che entro il 30 settembre venga emanato il modello di dichiarazione. Quindi finché non ci sarà il modello non sapremo assolutamente cosa dovremo andare a dichiarare. È probabile che dovremo andare a dichiarare tante cose, cioè eravamo stati abituati bene, nel senso che con l'introduzione della telematica il trasferimento di proprietà veniva comunicato automaticamente. Oggi è probabile che comunque io debba andare a fare una dichiarazione per dire se utilizzo delle detrazioni per i figli, cioè non lo sappiamo ancora, cioè se io utilizzo le detrazioni per i figli piuttosto che la detrazione base, piuttosto che l'uso del diritto di abitazione, piuttosto che l'usufrutto, piuttosto che tutte quei fatti modificativi rispetto a una situazione standard, è abbastanza probabile che io debba andarli a dichiarare all'interno del modello e quindi all'interno della dichiarazione. Non essendoci ancora il modello, queste sono ancora delle ipotesi di lavoro e non sono ancora quindi la devoluzione allo Stato è pari alla metà, l'abbiamo visto nel codice tributo. Restano in capo all'ente locale la quota residuale dell'aliquota ordinaria, invece quanto riscosso a titolo di sua abitazione principale, su fabbricati rurali ad abitazione a fabbricati rurali strumentali. Mi avvio rapidamente alle conclusioni, anche se sulle slide che potete scaricare troverete altre che io qui bypasso, per un breve accenno all'imposta sugli immobili detenuti all'estero, nel senso che io cittadino italiano, così come pago l'IMU sull'immobile di mia proprietà in Italia, devo versare l'IVS sull'immobile di mia proprietà detenuto all'estero. La regola è lo stesso, 0,76 moltiplicatore 160, eccetera, eccetera. L'unica cosa che varia è questa, che potrà essere considerato come abitazione principale. Ma la rendita del paese di dove? Arrivo anche lì. Potrà essere utilizzato come considerata abitazione principale non per tutti i cittadini italiani che sono all'estero per ragioni di lavoro, cioè uno porta a pensare, io sono andato all'estero, ho comprato un immobile all'estero perché sono stato trasferito dalla mia azienda per motivi di lavoro e quindi diventa la mia abitazione principale. No, può essere utilizzata come abitazione principale, quindi con l'applicazione della aliquota standard, la detrazione, eccetera, eccetera, soltanto per i cittadini italiani che sono andati all'estero per motivi di lavoro e dipendenti statali o dipendenti di organismi e enti ai quali lo Stato italiano aderisce, cioè nel senso che vado a lavorare alla CE piuttosto che all'ONU piuttosto che, e quindi in quel caso lì posso considerarlo abitazione principale. Se sono un dipendente della Fiat e sono andato a lavorare all'estero non sarà mai abitazione principale. Per quanto riguarda il discorso della rendita, il discorso della rendita è abbastanza complicato, che va inteso in questi sensi. Nei paesi in cui c'è una sorta di reciprocità fiscale con l'Italia, si possono assumere come valore la rendita
lo stesso valore che viene assunto in quel paese per calcolare un'imposta di tipo patrimoniale sull'immobile. Ad esempio in Francia c'è la tax foncière, che è esattamente questa roba qua, per cui il valore assunto in Francia per calcolare quell'imposta è un valore utilizzabile anche in Finibies, e in quel caso lì quanto io ho pagato là posso scontarmelo come credito d'imposto rispetto a quanto dovrei pagare qua. Laddove non ci sia un'imposta nel paese estero dove è localizzato l'immobile che sia identificabile come un'imposta di tipo patrimoniale sull'immobile, devo andare a cercare un altro valore, o il valore commerciale o il valore derivante dall'atto d'acquisto. E quindi c'è il problema di andare a quantificare il valore dell'immobile. Quindi in Francia sicuramente, in Inghilterra altrettanto, negli altri paesi bisogna andare a verificare se all'interno di quella legislazione c'è una tassazione degli immobili che può in qualche modo ricondursi a una sorta di patrimoniale, e quindi in quel caso posso utilizzare quei valori lì. Quindi l'importo proprio versato dello Stato se nel paese lo posso utilizzare come credito d'imposta solo e soltanto se là c'è un'imposta di tipo patrimoniale. Se non c'è un'imposta di tipo patrimoniale pago due volte, pago là e pago qua. Quindi e questo è l'elemento di difficoltà, pago là e pago qua. Il paradosso è che questo tipo di imposta la dovrebbero versare anche i cittadini stranieri in Italia sugli immobili di proprietà del loro paese. Cioè voi pensate alla Golf rumena piuttosto che alla Golf alla badante sudamericana, per fare un esempio, che vive qua, risiede qua per motivi di lavoro e ha tutti gli immobili là, lei dovrebbe versare allo Stato italiano. Già è un miracolo se versa le imposte, figuriamoci se va a versare, però qui chiudo, non desideriamo questa parte. Bene, io sostanzialmente diciamo che abbiamo visto, anche se in modo un po' più contingentato, tutte le questioni che affrontiamo nel corso del seminario. Non so se avete delle domande, qualcosa. Mi suggeriva un passaggio tra la casa, la seconda casa soggetta alla ristrutturazione, paga oppure no? La seconda casa soggetta alla ristrutturazione, se c'è un intervento di risanamento conservativo, quindi c'è previsto un intervento strutturale sull'immobile, non paga l'IMU la casa, ma va a valorizzare l'area edificabile sottostante, a prescindere dalla destinazione urbanistica. Se la casa è soggetta a un intervento di ristrutturazione, chiamiamolo non strutturale, che ne modifica, continuerà a pagare. Quindi io dovrò andare a valutare se l'intervento di ristrutturazione in qualche modo mi cambierà la struttura dell'immobile, tale per cui potrò avere una modifica della rendita, e allora in quel caso lì neutralizzo l'IMU sul fabbricato e vado sulla. Se faccio un risanamento per cui butto giù tre tramezze, eccetera, eccetera, quindi di fatto alla fine la mia rendita non è lì, pagherò l'IMU lo stesso. Ma nel periodo della ristrutturazione paga il 50%? No, nel periodo della ristrutturazione, quella se pago sull'area edificabile, pago sull'area edificabile, non pago. La ristrutturazione no, la ristrutturazione perché non è mica inagibile. No. Per essere inagibile è necessario che il fabbricato sia destinato tale, sia considerato tale nel rispetto di quello che sono i regolamenti che il comune delibera. Cioè, la condizione è che è inagibile un fabbricato nel momento in cui non può essere destinato ad abitazione, quindi utilizzato se non attraverso un intervento strutturale di modifica. Quindi tutto quello che non è, cioè se già io faccio un intervento strutturale non pago sull'area sottostante, se faccio un intervento di risanamento a parte che volete normale non è tangibile. Mentre che di fatto può essere cumulativo, oppure ogni immobile va pagato. No,
F24 può essere cumulativo a codice fiscale, nel senso che io devo fare, io nell'F24 scrivo il codice catastale del comune che è diciamo dell'immobile e accanto l'importo. È chiaro che per quanto riguarda l'abitazione principale è automatico, no? Nel senso uno è uno. Per quanto riguarda le altre abitazioni può anche darsi che nella stessa riga vengano ricompresi più immobili. Allora non c'è più la domanda è questa, nella legge 24 non c'è più il numero unità, il numero unità che c'era nel bollettino. Poi so che ci sono dei software che invece stampano un ringo per ogni immobile. Dipende un po' dal software che viene utilizzato. Se con la prima relazione raggiunge l'obbligatorietà di fare la relazione, no. Allora io devo andare a fare l'F24 solo se devo versare. Se io ho imposta 150, detrazione 200 e quindi annullo, non devo fare nulla. Dovrò a termini F24. E è altamente probabile che a settembre devo andare a fare la dichiarazione dove gli dico guarda che io non ti ho versato perché ho utilizzato la detrazione. Ho visto alcuni software che se non raggiungi 10 euro di costo, la dificoltà sotto non si deve versare niente. 12. Ma perché poi dopo versi successivamente con il quadro. Con il modello F24, visto che è cambiato, dice che dal 1 giugno esce un nuovo modello, quelli che sono stati fatti prima valgono ancora. Cioè, diciamo che l'ultimo modello è un modello semplificato, nel senso super semplificato, però. Che poi non cambia solo per il numero delle rate? Sì, perché devono bisogna mettere il numero delle rate in funzione della possibilità di fare due rate. Cioè se io faccio in due rate, tanto per fare un esempio, se io pago in due rate, sia che pago l'abitazione principale, sia che pago gli altri immobili, metto sempre 01 di 01, sia a giugno che a dicembre. Il numero delle rate va inserito, quindi 01 di 02, di 02 di 02, soltanto per le abitazioni principali che io pago in due rate. Quindi la 01 di 02 sarà giugno, la 02 di 02 sarà settembre e la 01 di 01 sarà dicembre. Allora, io volevo fare una presentazione, una domanda posso fare? Allora, la normativa catastale ci ha imposto di accatastare i fabbricati rurali anche in edifici quando il possessore, cioè chi lo utilizzava, c'era la possibilità del possessore anche affittuare con regolare contratto. Sì, perché penso che interessa tutti quanti. Allora, anche perché ne ho fatte tante, quindi voglio dire, perché come diceva prima Enzo, che cosa è catastro facile. Allora, la normativa fino ad oggi, la normativa catastale ci dice che il possessore con regolare contratto di comodato, di affitto a grande, ha avuto il possesso di continuare i requisiti e per cui fa lui la richiesta al catastro di accatastamento, sottoscrive il nome, fa non il proprietario di diritto reale, ma il affittuario. Allora, a tratto il fatto che ci troveranno in una zona montana, il comune montano, quindi dovrebbe essere esente a priori, diciamo a monte, ma nel caso in cui ci danno che comunque siamo in una località non comune, non montana, io prima ho capito che è solo l'imprenditore arriva al titolo professionale, ma con il requisito del possesso materiale, quindi il titolo reale. Allora, questa è quindi quando dire, è esente o non esente? Cioè, che può, anche se non ci troviamo in comune non montano, quindi può avere il beneficio di applicare lo 01 oppure. Allora, questa è una dei quesiti più forti, dei coni d'ombra. La risposta in base all'applicazione della norma è che nessuna aliquota agevolata può essere applicata dai proprietari di fabbricati con i requisiti di ruralità che concedono in affitto, in comodato d'uso oppure a qualsiasi altro titolo dell'immobile.
Quindi il paradosso è che il requisito di ruralità può essere richiesto anche dall'affittuario, perché lui ha risponde ai requisiti. Ma i modelli proprio specificati. Sì, sì, lo so, nel senso che ce l'ho qua i modelli a 2, a 1, a 3, come cavolo si chiama, tutte quelle robacce che voi dovete presentare. Quindi il requisito di ruralità può essere richiesto dall'affittuario, ma la norma parla di possesso e quindi il soggetto che è il titolare della proprietà. Questo è uno dei problemi. È lo stesso traslato, come dicevo prima, del terreno agricolo e del relativo fabbricato, che poi diciamo, nasce dalla stessa genesi, del genitore che ha smesso di fare il conciliatore diretto, non ha fatto nessun atto di cessione, piuttosto che un diritto di uso, un diritto di quale, ma ha registrato un contratto. Ma ha registrato un contratto e di fatto l'agricoltore è il figlio, il conciliatore diretto, sì, perché lui è in pensione. Anche in questo caso lui dovrebbe, come dicevo prima, il problema non è il moltiplicatore, 135 rispetto a 110 non fa tanto, è il problema che se io ho un valore di terreno che sta sotto i 6.000 euro non parlo di dire, a prescindere che sia in Piemonte, stiamo parlando sempre. E questa è la stessa cosa, nel senso che io posso richiedere il requisito di ruralità di un fabbricato, ma perché come dire, tutto nasce da prima, costruzione del DICO, quindi secondo me questi saranno i passaggi successivi. Tenete conto che per quanto riguarda i fabbricati rurali, quelli che non sono ancora stati accatastati 30 novembre, oggi non pagano niente, pagheranno tutto a dicembre, nel senso che io non è che mi devo inventare una rendita presunta, per cui se io non ho ancora accatastato il fabbricato rurale, pagherò a dicembre. A dicembre tutto. Beh, la rendita, la variazione della data di variazione della rendita è la data in cui io comunico alla data, quindi da quel momento lì, non dal momento in cui faccio la denuncia, ma dal momento della data di diciamo così, di variazione che comunico in procedura DOC, quindi da quel momento lì io dovrò considerare la nuova rendita, per cui farò la quota, fino a oggi vale X, da domani vale Y. Quindi quando vado a pagare l'ultima data, pagherò. Esatto, se io oggi sono ancora in una situazione in cui non ho ancora presentato la variazione catastale, applicherò la rendita vecchia. Nel momento in cui vado a fare il conguaglio, applicherò la propria quota, rifarò il conteggio. Cioè, oggi l'imposta la calcolo ipotizzando tutto l'anno su quella rendita lì, poi là mi farò il conguaglio andando a spezzettare il periodo. Mi dici che ormai si tratta di comune montano? Sempre per questo fatto è sempre al di là del a prescindere dal possesso del agricolo o no, il D10 è stato inserito nell'elenco delle esenzioni per categoria, quindi per categoria, non per requisito del possessore. Allora, il fabbricato rurale strumentale. Localizzato in comuni, quel famoso, è esente all'origine. Per categoria, non per requisito del possessore. Esatto. È stato inserito nell'elenco quel famoso elenco delle lettere A, B, C, D, eccetera, eccetera. È come il terreno agricolo, è il terreno che esente. È il terreno che esente, non è che lo possiede. Il problema nasce nella pianura, in tutti quei comuni che non sono ricompresi. Ogni tanto deve essere contagio, andiamo con voi. Non ho capito, sono dell'ecolista l'elenco Istat è quello che è disponibile sul sito dell'Istat. Non so, nel senso che è quello lì che vale, è come la circolare degli elenchi dei comuni montani del 93, poi l'hanno aggiornata, però si parte da lì, ecco. Io tenete conto che possono fare diciamo che si sono riservati di eventualmente di integrare quell'elenco sulla base di
considerazioni che sono anche di carattere economico, non soltanto politico, carattere montano, montano, quello elenco Istat, però è quello che è rinvenibile nel sito dell'Istat. Allora, altre domande? Allora io vi consegno gli attestati. Anzalone. Grazie a tutti, per la pazienza.